stata dura, nei primi giorni è stata un po' dura, poi col passare del tempo abbiamo analizzato bene la partita e quello che ci manca secondo me in questo momento è un pizzico di furbizia e di tranquillità per arrivare alla vittoria. Sicuramente incontriamo una squadra che a inizio stagione aveva i favori del pronostico, perché poi è così, si è rinforzata, ha cambiato molto, in questo periodo sta attraversando un momento di difficoltà, però sicuramente faranno la loro partita, ma noi dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare noi in campo e cercare di vincere la partita con pazienza, con calma, perché sicuramente questa è una squadra forte. O Cedric Gondo è quello più pronto. San Domenico sì, io parlavo di quelli che sono arrivati in questa settimana, non in quella scorsa. Quindi San Domenico è a disposizione, sicuramente potrà essere importante per noi, deve ritrovare fiducia e speriamo che la ritrovi al più presto, perché è un giocatore importante. Abbiamo preso Bifulco anche per dare esperienza e per dare soprattutto dentro lo spogliatoio mettere un altro giocatore importante che ci possa dare una grossa mano. Adesso col preparatore valuteremo bene la situazione. Sicuramente Calore deve trovare tranquillità, deve trovare serenità. Questo dualismo sicuramente non portava da nessuna parte, perché una volta gioca uno, una volta gioca un altro, alla fine rischi che tutte e due non trovano continuità. Quindi questo è stato l'obiettivo per quale è arrivato Bifulco. Io sono contento di quello che ho a disposizione e con quello che noi abbiamo fatto dobbiamo cercare di trarre il massimo. Tulli, io ci ho parlato col ragazzo e da lui mi aspetto tanto, perché è un giocatore che ha qualità, però deve fare di più, perché ha fatto 18 partite, 0 gol, quindi un giocatore che ha quelle qualità lì non può stare in questa situazione. Ecco. Deve essere un giocatore determinante. Non voglio che faccia gol, ma voglio che diventi determinante. A me piace una squadra aggressiva, una squadra che prova anche a giocare a calcio, come ha fatto sabato. Poi logicamente ci sono gli avversari. Però mi piace vedere una squadra che ha voglia, che va a aggredire l'avversario, che sicuramente non può farlo per 90 minuti, perché altrimenti non saremmo in questa posizione di classifica, ma è difficile per tutti fare la partita per 90 minuti.